Ok, salve, buonasera a tutti. Bene, oggi abbiamo avuto un'apertura di settimana sotto la parità per le borse europee, in scia delle tensioni politiche in arrivo sia dagli Stati Uniti che dalla Francia. Il DAX chiude a meno 1,07%, l'IBEX a meno 1,12%, il CAC di Parigi a meno 0,91%, il FTSE Londra a meno 0,17%, ed invece il FTSE MIB che raggiunge la peggiore performance della giornata, chiudendo oltre 2 punti percentuali, precisamente a meno 2,21%. Per quanto riguarda i news macroeconomici in programma oggi, non ci sono stati, insomma, è stata una giornata abbastanza tranquilla, con solo l'indice PMI relativo alle vendite al dettaglio della zona euro, si è attestato a 50,1 punti. Invece, l'indice Sentix, che misura il sentiment dei 2.800 investitori e analisti sull'andamento dell'economia di Irlanda, ha subito un calo, attestandosi nel mese corrente a 17,4 punti. Ma ad aumentare la volatilità nel corso della seduta, in particolare subito dopo ora di pranzo, ci ha pensato Mario Draghi, secondo il quale la politica monetaria della BCE è calibrata per dare stabilità nei prezzi dell'intera area euro. È quanto appunto ha dichiarato il numero uno a Bruxelles di fronte a un'audizione, di fronte appunto al Parlamento europeo. Ma è compito delle istituzioni politiche armonizzare la struttura europea per rendere più efficaci le politiche in atto. In tal senso, conto sul sostegno del Parlamento europeo. Inoltre, il Chairman ha dichiarato che la crescita del PIL dell'Eurozona è solida e viaggia a una media dell'1,9 annuo. A dirlo il presidente della BCE, Mario Draghi, appunto, che si ha fatto riferimento al Parlamento, davanti al Parlamento europeo. Ma nella giornata odierna ha suscitato grossi scalpori anche le parole del leader del Front National, Marine Le Pen. Se secondo Le Pen, leader del Front Nazionale, se sarà eletto, secondo le sue parole, se sarà eletta, convocherò entro 6 mesi un referendum per la Frexit, in programma anche l'uscita dalla NATO e dalla zona euro per ripristinare il franco come moneta nazionale. Domani, quindi martedì 7 febbraio, invece abbiamo stanotte alle 4:30 abbiamo la decisione sui tassi di interesse da parte della Banca Centrale Australiana, poi alle ore 8 produzione industriale della Germania nel mese di dicembre, alle 14:30 la bilancia commerciale degli Stati Uniti. Questi sono di seguito i contatti, quindi per chi è interessato, sia alla diretta live sia alla chat Telegram, e potete anche contattarmi su giancarlo@teletradig.it. Di seguito invece abbiamo il link per iscriversi alla diretta live oppure la chat, questo è il link per la chat Telegram. Bene, ora passiamo a verificare che cosa è successo oggi per quanto riguarda l'euro-dollaro. L'euro-dollaro, praticamente, se andiamo a vedere, in pratica, se andiamo a vedere sul grafico del dollar index, c'è stato un buon movimento, una fase rialzista che è durata per tutta la giornata. In questo momento è ritornato sulla zona 100. Ricordo che l'euro-dollaro è l'indice, il dollar index, appunto, è l'indice che misura la forza del dollaro nei confronti di un basket di valute, le più importanti valute. Mentre invece, se andiamo ad analizzare singolarmente ogni valuta, abbiamo che oggi, nella giornata odierna, abbiamo uno yen che ha subito, diciamo, si è apprezzato, quindi in questo momento è l'unica valuta in fase di apprezzamento, mentre invece abbiamo nelle retrovie, nell'altra parte invece abbiamo un dollaro canadese in difficoltà oggi, che ha avuto la maggior fase di deprezzamento, seguito poi dall'euro e dal dollaro australiano. Quindi andiamo a vedere un attimo invece che cosa è successo in ottica
ottica euro-dollaro. L'euro-dollaro, dopo un movimento, quindi praticamente c'è stato questo movimento ribassista, la giornata si sta chiudendo con questa fase di correzione giornaliera. Correzione perché? Perché praticamente siamo sempre all'interno di un movimento rialzista. Vedete, la media 21 si mantiene sempre al di sotto delle candele. Su H4 invece abbiamo questo momento in cui i prezzi si sono portati al di sotto della media 21, così anche come in ottica H1. L'idea consiste sempre quella di poter andare nella direzione principale del time frame giornaliero. Quindi a questo punto decidiamo domani che cosa fare, se entrare a mercato, quindi qual era il momento preciso per poter entrare a mercato al rialzo. Passiamo al dollaro yen. Invece, per quanto riguarda il dollaro yen, c'è stato questo movimento, questa fase di apprezzamento giornaliero dello yen, che ha spinto praticamente al ribasso. In questo momento stiamo quotando 112,07, aveva una posizione buy. Questa posizione per poco per pochissimi punti ha raggiunto lo stop loss, quindi abbiamo di 111 punti. Però se vado ad aprire il mio diario di trading, praticamente qua sono tutte le operazioni che praticamente ho aperte dal 1 febbraio, quindi il diario di trading dal 1 febbraio, il mese di febbraio. In questo momento, nonostante ho messo meno 111 punti, però rimango sempre positivo di 426 punti, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operazioni ancora a mercato, di queste 9 operazioni sterlina yen. Abbiamo un ottimo operazione sterlina yen, in questo momento siamo a 151 punti, quindi praticamente già ho spostato lo stop loss a profitto di 50 punti. Stasera tenterò di spostarlo più in basso, in modo tale da poter ridurre anche la perdita, quindi da poter far fronte anche alla perdita che abbiamo subito di 111 punti. Mentre invece poi nella seduta stamattina ho dato direttamente, all'interno nel momento in cui, durante la diretta live, ho dato alcune operazioni di trading. La prima è stata sulla sterlina dollaro, dove in questo momento siamo sulla parità, dopo che praticamente durante il corso della giornata, vedete, siamo arrivati a circa quasi 50 punti di profitto, 50 punti momentanei di profitto. Poi invece, per quanto riguarda invece le altre operazioni, andiamo a vedere molto velocemente New Zealand dollaro, che ho dato sempre oggi in giornata, e stiamo a meno 10 punti, quindi è un buy, un'operazione buy a meno 10 punti in questo momento. Quindi non ho dato, anche per la sterlina dollaro non ho dato il target, quindi vediamo un attimo quello che succede per quanto riguarda la sterlina dollaro. Quindi in questo momento sembra avere un'intonazione rialzista, quindi in ottica H1. Poi praticamente abbiamo AUD New Zealand. Allora, abbiamo AUD New Zealand, in questo momento siamo a meno 30 punti, abbiamo un'operazione buy su AUD New Zealand. In questo momento, vedete, il prezzo si è appoggiato, quindi perché sono entrato a mercato? Perché praticamente si è appoggiato sulla media 21, eccolo qua, fa anche su H4, e quindi la mia idea è quella che molto probabilmente da qua potrebbe avere un movimento rialzista, quindi con un target questa volta a 1,0580, quindi giusto una 12 punti al di sotto 1,0592, che sarebbe la resistenza. Poi abbiamo un'altra operazione, la seconda operazione, anzi più che altro della giornata, quindi
praticamente abbiamo allora sì, scusatemi, abbiamo sterlina dollaro australiano, sterlina dollaro australiano che è sell, in questo momento sembra che praticamente, vedete, siamo in una fase particolare, una fase che stava per scendere, ho dato un'operazione sell e siamo sempre, diciamo, alla fine siamo sempre al di sotto, quindi sia sul daily e short, vedete, siamo sempre sotto la media 21, anche su H4 e anche su H1, quindi molto probabilmente qui dovrebbe iniziare una fase negativa. L'ultima operazione che io ho dato, precisamente alle ore 15 sono entrato a mercato, è stata su New Zealand Yen. Adesso andiamo subito a vedere. Allora, per quanto riguarda New Zealand Yen, sono buy. Perché? Perché praticamente il prezzo è rimbalzato su 81,81, quindi su questo, sul mio supporto non convenzionale, vedete, quindi c'è stato questo rimbalzo e quindi sono propenso per un movimento rialzista già nella giornata di domani. In questo momento su New Zealand Yen non ho messo su New Zealand Yen, in pratica vado ad inserire 81,35, ho il a 81,35 ho il lo stop loss, quindi praticamente 81,35 vado a mettere, abbiamo lo stop loss quindi di 60 punti, mentre per quanto riguarda il target in pratica vado a sistemarlo, quindi già ho dato indicazione all'interno della chat Telegram a 83,50, quindi praticamente abbiamo questo target a 83,50, quindi di circa 155 punti, precisamente a 20 punti al di sotto la resistenza non convenzionale, la mia resistenza non convenzionale, quindi abbiamo un 60 punti a fronte di 155 punti, quasi un risk reward di 1-3. Bene, per quanto riguarda le operazioni che ho dato oggi, praticamente poi abbiamo OutGuard, molto velocemente OutGuard, un'operazione della scorsa settimana che sta andando bene, quindi eccolo qua, OutGuard, quindi stiamo ad 34 punti, operazione long, vedete siamo quasi, abbiamo quasi raggiunto il target. Allora, per quanto riguarda le operazioni, allora, per chi ha seguito le mie indicazioni di trading all'interno anche della chat Telegram, praticamente siccome stanotte alle ore 4:30 c'è la il meeting da parte della Banca Centrale dell'Australia, tutte le operazioni che hanno come le operazioni che hanno che interessano sia il dollaro australiano che il dollaro della Nuova Zelanda, tenterò appunto di spostare, di appunto di ridurre oppure di spostare a quelle che riesco a farlo, quindi lo stop loss a break even, oppure di spostare quando più vicino possibile lo stop loss al prezzo d'ingresso. Bene, per stasera è tutto. Per quanto riguarda altre operazioni di training, ci vediamo direttamente nel corso di domani mattina per vedere appunto se ci sono altre indicazioni e per appunto verificare quello che è successo durante la notte con il meeting da parte della Banca Centrale dell'Australia. Bene, buonasera a tutti e grazie mille per l'attenzione, ci vediamo domani mattina alle ore 8:30.